Come siete belli, fratelli. Io, no, ve lo giuro, io vi guardo e siete bellissimi, siete. Grazie. Lasciami il numero. No, no, ma veramente perché vi vedo bellissimi, sereni, felici. Come me. Anch'io sono tanto sereno. Tanto sereno. Sì, tanto. Non sembro sereno? Infatti non sono sereno. Perché se lunedì sera guardaste Presa Diretta di Iacona come ho fatto io, anche voi sareste sereni come me. Invece voi avete l'aspetto di gente veramente serena. È un altro tipo di serenità. Voi siete spensierati. Io soffro. Sapeste come soffro? E allora vi trascino anch'io nel mio mondo dove soffro. E vi faccio vedere un minutino di Iacona, eh? Ma ce lo guardiamo insieme così anche voi diventate sereni con un po' di soffro dentro. Dai, vai. Dividiamoci l'ansia, vai. Improvvisamente i semiconduttori sono diventati il punto più caldo della geopolitica globale. Sappiamo che gli Stati Uniti e la Cina stanno entrando in una fase di competizione strategica e la competizione tra le due più grandi economie del mondo passa per i semiconduttori di Taiwan. È quello che noi chiamiamo lo scudo di silicio di Taiwan. Molti think tank cercano di calcolare quale sarebbe l'impatto economico sul PIL mondiale se un giorno la Cina invadesse militarmente Taiwan. Taiwan si trova quindi tra l'incudine dell'Occidente, che sta provando a fare a meno della sua industria, appropriandosi del know-how dei semiconduttori, e il martello della Cina, che vuole letteralmente annetterla. Senza semiconduttori non si può vincere una guerra. No, 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 no. Siete più sereni? Come state? Vogliamo aggiungere un po' di ansia all'ansia? Dai, aggiungiamola. Leggiamoci sto titolo. Tensione USA-Cina a rischio di un'escalation, possibile scontro militare. Troppo poco! Voglio un'altra spruzzatina di ansia! Vi do la data! Australia affronta la minaccia di una guerra con la Cina entro 3 anni. Cioè, capito? Entro il 2026. Barra 27, no? Parte la guerra. Beh, lì è bellissimo. Quindi lasciate che vi dia qualche buon consiglio. Potete mettere una luce leggermente diversa, magari perché per metà mi copra un po' più, come dire, intima. Ok, perfetto. Puoi stringere un po' l'inquadratura, Massimo? Ecco, la 1, stringa un po' di più, stringi, stringi, vieni, 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 vieni. Stop. Ok, la luce è ancora di qua, se puoi abbassarla da una parte, ancora un po' più bassa. Ok, perfetto. Io adesso, proprio in virtù di queste possibili date, voglio darvi qualche consiglio. Musica. Compratevi uno yacht in leasing con prima rata fra 3 anni. Quale cazzo di auto elettrica? Una diesel seria, ma anche Euro 1 va benissimo. Fumate tranquillamente come turchi e sposatevi. È il momento di dire ti amerò per sempre. Lo dico serenamente, entro il 2027 partirà una serenissima guerra mondiale per sti cazzo di microchip. Oh, Silvano Belfiore, cioè. No, ma ragazzi, no, ora parte di scherzo, ora parte tutto, tutto. Oh, cioè, chi ha i chip più avanzati costruisce le armi migliori e vince la guerra, ok? Quindi si farà una guerra per i chip, per sviluppare le armi, per fare la guerra per i chip. Lo so cosa state pensando.
Perché hai iniziato parlando della guerra, puttana Eva? E con che cosa dovevo iniziare? Col figurone del governo Meloni a Cutro? Prima. Abbiamo risposto in Parlamento. Loro partono anche per la ricostruzione in Parlamento. Posso scusate, scusate. Sì, sì, no, 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 scusi, sono io che ho fatto confusione sul prima e sul dopo. Ok, ok. Quello che vuole fare questo governo è andare a cercare gli scafisti lungo tutto il globo terracqueo. Cioè, praticamente, quando sono arrivati gli hanno tirato i peluche perché, a differenza della Schlein, a Cutro ieri li hanno visti arrivare. Cioè, in conferenza stampa Tajani era talmente basito, guarda che faccia da... Sembrava uno dei peluche che gli hanno tirato. Salvini ha passato tutto il tempo sul cellulare a chattare per i cazzi suoi. E vi ricordo... che è quello che vuole vietare il cellulare nelle scuole perché distrae. Guarda com'è messo. Piantedosi, devo dire, che era un po' defilato perché continuava a ripensare allo striscione che i tifosi del Bayern di Monaco gli hanno dedicato mercoledì sera perché vuole bloccare le trasferte dei tifosi tedeschi in Italia, uno striscione che è stato visto in Mondovisione e che io vi lascio leggere a voi perché non so il tedesco. Me lo fai leggere, scusa, com'è? Io non lo capisco, per cui non so cosa c'è scritto. E poi c'era lei, il signor Presidente del Consiglio, che dopo aver visto tante conferenze impeccabili di Draghi deve aver pensato: faccio una cosa più mia, tolgo le luci, mettiamo un tavolo davanti a una taverna, zero desti, improvviso tutto, ed è venuta fuori una specie di puntata del processo di Biscardi. Meloni a Cutro, cercheremo scafisti lungo tutto il globo terraqueo. Terraqueo è un modo raffinato per dire de cielo, de terra e de mare.